Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica settimanale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico RT8. Parliamo nella puntata odierna nuovamente di un tema che interessa moltissime aziende, vale a dire la internazionalizzazione, che è questo processo che sappiamo consente alle aziende di acquisire nuovi clienti, ma anche nuovi partner dal punto di vista della interlocuzione politica e anche istituzionale. Un processo, quello dell'apertura verso nuovi mercati, che ha bisogno di strategie mirate per effettivamente massimizzare il successivo profitto e l'azione nel suo complesso. E quindi ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Torna a trovarci qui in studio Alessandro Addari, vicepresidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Buonasera. Buonasera. Abbiamo in collegamento gli altri due ospiti. Partiamo da Letizia Pizzi, direttore generale di Confindustria Assafrica e Mediterraneo. Buonasera. Buonasera. In collegamento dagli USA Enrico Perticone, che è un doganalista, professore a contratto di merceologia doganale dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara. Buonasera a lei. Buonasera. Questi sono i nostri ospiti, quindi siamo pronti per entrare nel vivo della nostra trasmissione e iniziare ad approcciare questo argomento che è veramente molto composito, e partiamo da un'analisi di quelle che sono le principali aree in cui il nostro paese riesce ad avere una performance più interessante per quanto concerne l'export. Questa è la prima domanda per il vicepresidente Addari. A lei. Sì, buonasera. Dicevamo nella premessa che quanto sia importante l'export per il Made in Italy, per lo sviluppo internazionale del business, potremmo dire nonostante tutto, nonostante le grandi difficoltà che ben conosciamo, l'export tiene, è stazionario tendenzialmente rispetto all'anno precedente, però supera quota 626 miliardi di euro. Vale la pena notare che una crescita del 2,5% si registra extra UE, quindi al di fuori dell'Unione Europea, mentre una flessione del 2,3 è nell'Unione Europea. Per cui ecco, vediamo sempre anche ai mercati dove esistono opportunità interessantissime da cogliere, e per questo occorre sicuramente organizzarsi, farlo in maniera strutturata. A trainare in particolare macchinari, apparecchi, tutto il discorso anche degli autoveicoli e alimentari e bevande come ulteriore categoria che in qualche modo è riuscita a traghettare anche l'anno che si è chiuso in un'ottima performance, in una buona performance. Tuttavia dobbiamo notare un altro aspetto: si è ridotto il numero delle piccole imprese esportatrici negli ultimi anni a fronte di un aumento delle medio-grandi, quindi questi sono tutti elementi che poi dobbiamo attenzionare per quelle che poi saranno le soluzioni. Una nota interessante ci viene dalla nostra regione, dall'Abruzzo. Pensate, la quarta per crescita dell'export nel 2023. E allo stesso tempo guardiamo anche un'area di crescita ulteriore, un potenziale da cogliere. Poco più di 10 miliardi il nostro export a fronte delle esportazioni della regione Marche, una regione manifatturiera, se vogliamo simile alla nostra come tessuto produttivo, che fa poco più di 20 miliardi. Quali settori? Il 38% della quota del nostro export è, diciamo, per i mezzi di trasporto, come sappiamo, una quota prioritaria, però al secondo posto vedete il settore farmaceutico e al terzo posto alimentari e bevande. Poi, come vedete, ci sono altri settori come gomme, plastica, meccanica strumentale che seguono a ruota. Nella successiva slide che ci aiuta in qualche modo a esaminare dove, quali sono le destinazioni. Come vedete, la Germania, come sappiamo, vive un momento economico di difficoltà, è il nostro primo paese importatore, seguito dagli Stati Uniti e al terzo posto la Francia. A livello nazionale, diciamo, Francia e Stati Uniti sono invertiti. Dopodiché abbiamo la Spagna, il Regno Unito e al sesto posto, e quindi sottolineo questo aspetto, il Messico. Perché
perché poi vedremo successivamente, è uno dei paesi target che stiamo attenzionando. La prima, una delle principali economie emergenti, la seconda economia in America Latina, tra l'altro con un accordo di libero scambio USMCA con Stati Uniti e Canada. Nella successiva slide possiamo vedere quanto i mezzi di trasporto, che hanno quindi un valore così importante per il nostro export, siano in fase di recupero. Non hanno pareggiato, vedete, il dato del 2019 pre-pandemia, ma si avviano ad un recupero. Il confronto con le Marche in questo caso ci vede in vantaggio, 3,83 miliardi contro 1,4 della regione Marche. E nella successiva slide vediamo un altro settore importante per l'export made in Abruzzo, il settore farmaceutico, e qui vedete che non solo si sono superati i livelli 2019, ma c'è una crescita costante, seppur chiaramente il dato è molto inferiore rispetto a quello marchigiano. E nelle prossime slide quindi andremo a esaminare poi altri settori importanti, alimentari e bevande, anche qui crescita costante. Qui i nostri numeri sono ben superiori a quelli della regione Marche e da ultimo, ma non ultimo, abbiamo inserito anche un settore tipico, se vogliamo, del Made in Italy, che anche nella nostra regione sta acquisendo un peso sempre più rilevante, che è il settore, che vediamo nella slide successiva, legato al tessile e abbigliamento. Anche qui vedete una crescita costante, chiaramente nel confronto con la regione Marche i numeri sono decisamente diversi. Quindi l'export, in sintesi, possiamo dire che genera grandi opportunità a livello nazionale e regionale, e un potenziale ancora da esprimere e un interesse, secondo me, non solo per le imprese ma anche per i giovani. Pensiamo alle nuove professioni che legano ad esempio il concetto di export col mondo digitale, dell'intelligenza artificiale, con il mondo dell'innovazione. Ottima questa visione d'insieme, Vicepresidente, e sono dati incoraggianti che vanno letti, analizzati per riuscire anche ad avere anche una visione un po' più allargata e quindi uno sguardo più improntato anche all'azione in determinati settori. Questa analisi ci consente di andare alla nostra prima ospite in collegamento. Andiamo da Pizzi per capire dal suo osservatorio quali sono i dati che emergono, che cosa ci può raccontare dal punto di vista dell'accompagnamento istituzionale in un'ottica di missione per conquistare i mercati di riferimento ai quali ovviamente è legata la sua azione, quindi parliamo di Asia, Africa e Mediterraneo. A lei, Pizzi. Sì, grazie. Allora, è stato già detto quanto l'internazionalizzazione sia determinante per la crescita di un paese come l'Italia. È uno stato degli asset fondamentali del nostro PIL e le nostre imprese sono sempre più orientate a cercare di ampliare sempre di più il mercato internazionale, la loro presenza sul mercato internazionale. E un'attenzione di riguardo va data all'Africa. L'Africa, tenete presente che 11 delle 20 economie che più rapida crescita nel 2024 si trovano proprio nel continente africano. Quindi quello che noi come associazione imprenditoriale cerchiamo di dare alle imprese è quello di dare una visione delle opportunità che ci sono nel continente africano. Opportunità sicuramente in alcuni settori, ma in realtà gli sbocchi sono veramente tantissimi e anche, diciamo, in tutti i settori di specializzazione del nostro sistema industriale. Sicuramente bisogna tenere presente due fattori fondamentali: l'urbanizzazione e l'aumento demografico, che sono due mutamenti importanti che stanno avvenendo nel continente e che ovviamente richiederanno l'adozione di soluzioni in campo sia infrastrutturale, digitale, energetico e agroindustriale. Quindi stiamo parlando di una popolazione che entro il 2050 toccherà i 2 miliardi di persone, prevalentemente giovani, altro aspetto fondamentale che comporta comunque la necessità di creare un'industrializzazione in loco anche attraverso
la formazione, l'assistente tecnica che possono fare le nostre imprese sul territorio per appunto essere presenti non solo in termini di export e quindi in termini di vendere i nostri prodotti, ma il continente africano è un continente nel quale bisogna guardare per avere una presenza industriale, una presenza con propri uffici, una presenza che deve essere strutturata con l'individuazione di partner locali. Questo perché comunque le opportunità di crescita sono davvero tantissime. L'area di libero scambio che è stata adottata in tutto il continente aprirà tantissime opportunità per la circolazione delle merci interne al continente africano e quindi opportunità per le imprese che possono creare una loro presenza strutturata e possono crearla sicuramente con dei partner locali. In altri settori comunque che sono estremamente importanti per le infrastrutture all'agroindustria sono sicuramente il settore digitale. La digitalizzazione in Africa è prioritaria per non solo per la pubblica amministrazione, quindi per tutto quello che è legato quindi alla modernizzazione dei processi burocratici e della sburocratizzazione di quello che sono le pubbliche amministrazioni, ma anche per tutto quello che riguarda anche gli aspetti finanziari. Anzi, da questo punto di vista devo dire che spesso i giovani africani con l'utilizzo dei telefonini sono anche più avanti con la finanza rispetto a quanto avviene tra i nostri giovani. E dobbiamo tenere presente che però per approcciare questi mercati bisogna ovviamente essere strutturati. Non si può esplorare questi mercati senza aver prima fatto un'analisi approfondita rispetto a quelli che sono le opportunità legate al proprio settore, alla propria attività, e soprattutto bisogna fare affidamento a quello che può essere l'accompagnamento istituzionale. E dobbiamo dire che questo accompagnamento verso l'Africa non è mai stato così strutturato come in questo periodo. Questo è un aspetto che a un'associazione come la nostra, che comunque si occupa di Africa ormai da più di 40 anni, non può fare che piacere. L'adozione del piano Mattei, che comunque guarda lo sviluppo delle relazioni con l'Africa in un'ottica di crescita win-win, quindi capacità di sostegno alle imprese italiane per essere più presenti, ma in un'ottica proprio di crescita win-win, cioè una crescita che deve essere a beneficio sia dell'impresa che investe nel paese, sia della costruzione appunto di un indotto locale e una collaborazione con i locali che possa quindi determinare sviluppo proprio nei paesi di competenza. Quindi questo insomma è un po' quello che c'è alla base del piano Mattei, che ha visto la realizzazione, che è stato presentato al Summit Italia-Africa di gennaio e che comunque è alla prima battuta di avvio. E le istituzioni che sono più coinvolte per lo sviluppo di questo piano Mattei sono quelle che poi dovranno supportare le imprese italiane, quindi con l'adozione di nuovi strumenti finanziari e di accompagnamento anche per quanto riguarda appunto la presenza commerciale delle imprese. Noi lavoriamo insieme a queste istituzioni, Cassa Depositi e Prestiti, SIMEST, SACE, dice agenzia, proprio per cercare di realizzare il più possibile attività che siano vicine alle esigenze delle imprese e anche quindi che riescano ad orientare l'attenzione dei nostri imprenditori verso quei paesi, quei mercati e quei settori in cui davvero le nostre tecnologie, i nostri macchinari, le nostre produzioni possono fare la differenza. Chiarissima questa esposizione Pizzi, molto ricca, abbiamo visto le immagini che mandava la regia, ricca anche di immagini molto ricche anche di dati che vanno effettivamente a far capire quanto possa essere questo mercato non solo nuovo ma decisamente appetibile, così come lo stato in passato il mercato degli USA, al quale
ci trasferiamo virtualmente con il collegamento che vede protagonista il professore Perticone, per capire se effettivamente gli USA sono ancora un asset per le aziende effettivamente da colpire, che cosa è cambiato e come questo mercato è cambiato nel tempo. A lei. La ringrazio. Sicuramente gli Stati Uniti continuano ad essere un mercato maturo e particolarmente importante per le aziende italiane. Lo dimostrano i numeri, naturalmente, così come sono stati esposti già dal dottor Addari. La Germania, ad esempio, copre 75 miliardi del nostro export rispetto al 2019, che è un anno importante per noi perché è l'anno pre-Covid, ha misurato una crescita di circa il 28%. Gli Stati Uniti coprono un export italiano di 67 miliardi di euro e rispetto al 2019 l'export verso gli Stati Uniti aggregato è cresciuto del 48%, e quindi questo ci dice quanto sia ancora importante questo mercato. Peraltro, proprio in questi anni c'è stato il sorpasso del mercato USA sul mercato francese, quindi il mercato degli Stati Uniti a livello aggregato è il secondo mercato di riferimento per le nostre aziende. Badiamo anche ad un dato di natura tecnologica: gli Stati Uniti sono dall'altra parte dell'Atlantico, sono un paese terzo rispetto all'Italia e all'Unione Europea, e quindi ci sono barriere tecnologiche che naturalmente non debbono essere invece prese in considerazione nel mercato interno con Francia e Germania. Ciò detto, io vorrei porre l'accento su un aspetto di straordinaria importanza in questo momento storico. Ci siamo concentrati negli anni passati, nei decenni passati, su strategie di aggressione dei mercati che puntavano logicamente su leve che fanno riferimento all'aspetto commerciale, al marketing ed anche ovviamente la cura degli aspetti fiscali. Dal 2018 in poi abbiamo osservato una serie di crisi internazionali, prima con le crisi vere e proprie di mercato, poi con il Covid, poi con l'aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, che hanno completamente stravolto il quadro commerciale internazionale da un punto di vista normativo. E quindi in questo momento una strategia di aggressione dei mercati, tanto per cominciare proprio nei confronti degli Stati Uniti, ma in generale nei confronti del resto del mondo, deve necessariamente tenere anche in considerazione degli aspetti di natura extratarifaria, extratributaria, cioè aspetti che prima venivano considerati in maniera minoritaria. Pensiamo per esempio alle legislazioni internazionali di blocco all'esportazione e all'importazione, che fanno riferimento anche agli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti controllano i nostri mercati anche al di fuori degli Stati Uniti. Ci sono sostanzialmente delle autorizzazioni che si chiamano re-export, che costringono le aziende italiane ad avere dei veri e propri modelli di compliance, o meglio di trade compliance. Ma non solo. In questi anni abbiamo visto la proliferazione di normative che tendono ad avere un forte impatto sul commercio internazionale anche da un punto di vista della tutela dell'ambiente. Proprio di questi mesi l'entrata in vigore di una normativa europea che si chiama Carbon Border Adjustment Mechanism, che sostanzialmente impone a molte aziende italiane di avere una conoscenza della filiera produttiva dei prodotti per misurare l'impatto di emissioni di CO2 in atmosfera dei prodotti che acquistiamo da fuori dell'Unione Europea. Così come in questo momento ci sono legislazioni molto severe anche sulla tutela della deforestazione, sulla tutela dei lavori forzati, o meglio del lavoro forzato, soprattutto negli Stati Uniti. Il tema del forced labor e il tema quindi della disponibilità dei dati da parte dell'amministrazione statunitense è cruciale. Per concludere, quindi, direi che in questo momento una strategia di aggressione dei mercati non può non tenere presente anche la cresciuta difficoltà dei vincoli normativi nel commercio internazionale che, in forza di ciò che è accaduto dal 2018 in poi, condizionano le aziende e quindi impongono alle aziende un sovrappiù di attenzione proprio a questi aspetti. La ringrazio. Grazie a lei, professore, molto chiara questa sua esposizione. Torniamo qui in studio per capire come le aziende, in un quadro che abbiamo visto è veramente complesso, le nostre aziende, quelle del territorio, possono strutturarsi per affrontare questi mercati. Chiediamo al vicepresidente Addari quali sono, ad esempio, eventualmente anche le azioni che stanno intraprendendo a livello confindustriale per riuscire a supportare le nostre realtà in questo percorso così articolato. Sì, mi fa molto piacere annunciarlo qui. Proporremo alla Regione l'istituzione di un tavolo tecnico per lo sviluppo dell'export, un tavolo permanente, perché oggi più che mai occorre unire le forze tra Regione, enti preposti, sistema camerale e associazioni di categoria che hanno un focus sulle tematiche delle esportazioni.
Sarà un momento, a mio avviso, importante. Ci tengo a sottolineare anche quello che può essere il ruolo in questo tavolo tecnico delle associazioni di categoria, che avendo il costante e diretto contatto con le imprese, possono davvero identificare, fare una sorta di mappatura di quelli che sono i mercati obiettivo su cui concentrare gli sforzi, sia sulla base dei bisogni delle imprese che delle risultanze dei centri studi nazionali e territoriali, e elaborare anche gli approcci più idonei a cogliere le opportunità, per poi sviluppare progettualità che davvero veda nell'unione, ecco, nella capacità di fare sintesi, un elemento assolutamente fondamentale. Per quanto riguarda poi le nostre azioni, le prossime tre attività che saranno messe in campo sono una in collaborazione con l'agenzia ICE, quindi ospiteremo la tappa del Centro Sud Innovazione per Esportare, la seconda in ordine cronologico con la Camera di Commercio del Messico in Italia, con cui appunto andremo ad esplorare le nuove opportunità per la crescita delle imprese con un focus food, wine e fashion, quindi moda, agroalimentare e vino. E come la dottoressa Pizzi, vista l'importanza che già la dottoressa Pizzi, di cui parlava prima, appunto del continente africano, la iniziativa insieme a Confindustria Safrica e Mediterraneo, che rappresenterà il terzo forum internazionalizzazione di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Quindi queste sono le tre azioni per dare un nostro contributo attivo alla crescita, al rilancio dei nostri territori e delle nostre imprese. Ottime news, credo che continueremo a seguire con molta attenzione il risultato di queste azioni concrete, di ciò c'è bisogno e quindi andiamo a, sempre in questo tema di progettualità e di azioni e strategie da sviluppare, che cosa ci racconta la dottoressa Pizzi in collegamento per quanto concerne Confindustria Assafrica e Mediterraneo relativamente alle attività a supporto delle aziende. 2 minuti, dottoressa. Grazie. Guardate, noi, come vi dicevo prima, supportiamo le aziende ormai da oltre 40 anni. La nostra attività è un'attività che spazia dall'organizzazione di seminari di indirizzo orientamento per conoscere mercati e paesi, oppure incontri comunque con delegazioni estere guidate spesso da rappresentanti istituzionali dei paesi. Nell'ultimo anno abbiamo organizzato incontri guidati da almeno una decina di presidenti e primi ministri di paesi africani, e queste sono le opportunità appunto in cui le nostre aziende possono anche avere degli incontri B2G, i cosiddetti incontri business to government, per capire, quindi impresa con il governo, per capire quali sono i piani di sviluppo nei quali le nostre imprese possono magari introdursi con le proprie attività. E il nostro calendario è ricco di attività, noi associamo e anche attività che sono, diciamo, dirette sia a grandi gruppi, piccole e medie imprese e le banche e associazioni, tutti insomma soggetti che fanno parte un po' della nostra community, del nostro network di imprese, di membri. E già da questo mese di maggio sarà molto intenso, avremo delle iniziative anche presso alcune fiere, Fiera Mattut, che è la fiera internazionale ortofrutticola più importante d'Italia, dove ci porteremo tantissime delegazioni africane, e questo è un momento proprio per far conoscere alle delegazioni africane, quindi alle imprese africane, alle istituzioni africane che operano nel settore dell'agroindustria, quali sono le produzioni, le tecnologie che ruotano intorno a tutto il settore agroindustriale italiano. La stessa cosa faremo a Bergamo all'Industrial World Summit, che è un summit invece proprio dell'eccellenza del settore delle valvole italiano. Sapete che a Bergamo c'è proprio un cluster delle valvole, che sono proprio delle tecnologie che vengono utilizzate non solo nel settore del gas, ma anche tutta la parte di settori innovativi come l'idrogeno, nelle acque, quindi tutti i comparti di grande sviluppo in Africa. Anche in questo caso, oltre ad organizzare un evento sull'Africa, in quel contesto accompagneremo delle delegazioni di buyer o di istituzioni africane. A giugno avremo l'organizzazione di un forum Etiopia,
a Roma, sulla LUISS, uno dei paesi poi obiettivo dei nuovi paesi del piano Mattei, e allo stesso tempo organizziamo una missione invece in Mozambico sui settori energia, infrastruttura, agroindustria. Quindi queste sono solo alcune delle attività che facciamo, e poi avremo questo terzo polo di internazionalizzazione presso la vostra regione con l'industria medio-adriatico. Ci teniamo molto perché sarà l'occasione proprio di incontrare direttamente le imprese del territorio e cercare appunto anche di far capire a queste imprese quali possono essere i canali più giusti per essere più presenti nel continente africano. Un calendario molto ricco, grazie per darcene conto. Andiamo adesso negli USA, andiamo dal professore Perticone per tentare di capire ancora, professore, in questi ultimi tre minuti che abbiamo a disposizione, che spunti ci provengono da quei mercati e che cosa devono sapere le aziende. A lei. Si parlava di valvole. È importante tenere a mente che, ecco, il nostro export, l'export abruzzese, ma evidentemente anche l'export italiano, è fatto anche e soprattutto di prodotti ad altissima complessità, che in questo momento, più di prima, rientrano in una famiglia merceologica che ricade sotto un ombrello cosiddetto di dualità, cioè di dual use. Le valvole appartengono a questa famiglia, ma anche l'Abruzzo è un paese che esporta moltissima tecnologia, moltissima meccanica di precisione, moltissimi prodotti legati al settore delle telecomunicazioni. Ecco, mi aggancio a quanto ho già detto prima: in questo momento storico c'è bisogno di un sovrappiù di controllo sui processi di produzione dei nostri prodotti, sulla conoscenza della tecnologia contenuta nei nostri prodotti, perché mai come in questo momento storico è importante chiedersi all'interno di una strategia di aggressione dei mercati internazionali cosa è possibile vendere a chi e da quali condizioni, e cosa è possibile importare, quindi acquistare da chi e da quali condizioni. Proprio con riferimento agli Stati Uniti, questo è il principale mercato di riferimento per le imprese italiane fuori dall'Unione Europea, è il secondo in senso assoluto, questa compliance è ancor più necessaria. L'amministrazione statunitense, così anche come l'amministrazione nostra italiana e quella europea, contano moltissimo proprio sui processi di affidabilità delle imprese, quindi è importante che le imprese entrino all'interno di percorsi ad alta affidabilità. In questo c'è anche, questo è l'ultimo richiamo che faccio, un tema di straordinaria importanza dei giorni nostri, che è quello della digitalizzazione, e questo è un tema fortemente cruciale in questo momento storico. Bisogna rilevare che la maggior parte di tutta la documentazione che afferisce ai cicli internazionali, a partire dalla contrattualizzazione, dai documenti di trasporto, dai documenti doganali e dai documenti bancari, eccetera, ormai per la maggior parte sono quasi completamente digitalizzati. La digitalizzazione documentale consente alle aziende di gestire un patrimonio di dati e informazioni molto più razionale rispetto a prima. Le aziende vincenti sui mercati internazionali saranno le aziende che riusciranno a fare governance di questi dati e soprattutto a condividere questi dati con le autorità di controllo, ovviamente in Italia, nell'Unione Europea e nei paesi di sbocco, in particolar modo proprio con gli Stati Uniti, che sul flusso di controllo dei dati, attraverso i processi di digitalizzazione, misurano realmente la performance e l'affidabilità delle imprese. Grazie professore, ottimi spunti, quindi siamo giunti al termine della nostra trasmissione, quindi approfitto per salutare i nostri ospiti in collegamento, vado da Letizia Pizzi, grazie. Grazie, è stato un piacere. Ancora il professore Enrico Perticone. Grazie, un saluto a lei, agli ospiti in sala e ai telespettatori in collegamento. In studio salutiamo e ringraziamo Alessandro Addari. Grazie, buona serata. Per la parte tecnica in regia Andrea Di Fabio, per tutto il supporto. Per quanto concerne i nostri telespettatori, un sentito ringraziamento. Appuntamento alla prossima puntata.